Ciao ragazzi, come va? Volevo condividere con voi una discussione molto interessante che è saltata fuori sul gruppo Next Level WordPress, nel quale stiamo creando un tema WordPress da zero. La discussione parte da un articolo di Simone, grande Simone, nel quale Simone giustamente fa una critica un po' a tutte quelle persone che dicono: ok, mi metto a studiare WordPress, utilizzo WordPress, lo installo così in 2 minuti e sono capace di fare un sito. In realtà, per essere capaci di fare un sito, bisogna saper molto di più che solo installare WordPress. Bisogna saper creare il design, bisogna saper parlare col cliente, capire quali sono le sue problematiche, bisogna sapere come risolvere queste problematiche andando a proporre al cliente diverse soluzioni web. WordPress, Bootstrap, jQuery e tutti i framework in generale sono solo uno strumento per andare a ottenere questo risultato. Perché io devo studiare WordPress? Perché devo studiare un qualcosa se non ho prima queste skill, ovvero se non so fare design, se non so fare web marketing. Dunque, se siamo freelance, è così, nel senso che siamo web designer freelance, dobbiamo saper fare molte cose, dobbiamo saper fare il design, dobbiamo saper fare il codice, dobbiamo saper fare anche la gestione del cliente, dobbiamo saper fare un'analisi della concorrenza, consulenza, eccetera. Se invece noi diciamo sappiamo un po' del design, ma non siamo super bravi con la grafica e con la creatività, possiamo studiare WordPress, diventare bravi nel codice e diventare dei tecnici specializzati in WordPress, degli sviluppatori WordPress. Visto che più del 25% del web è fatto in WordPress, possiamo lavorare in questo settore perché c'è molta richiesta di persone che sanno utilizzare WordPress dal punto di vista tecnico in maniera corretta e sistemare tutti gli obbrobri che vengono fatti in giro con i temi di Theme Forest dai cugini a 400 euro. Posso diventare un programmatore freelance, mi passano i design dalle agenzie e io sviluppo solo il codice WordPress fatto in maniera perfetta, senza problemi di sicurezza. Potete fare delle collaborazioni, delle joint venture con tutti i grafici e designer che ci sono in giro. Loro fanno la user experience, il design, e voi fate il codice di WordPress. Possiamo sviluppare plugin e venderli, possiamo lavorare in agenzia, visto che le agenzie hanno tantissimi siti fatti in WordPress e necessitano di persone che hanno un alto livello di preparazione tecnica su WordPress per gestire, mantenere, aggiornare e sviluppare questi siti. Quindi, non solo freelance, studiare WordPress serve a chi vuole lavorare nel mondo del web oggi e c'è una grandissima richiesta perché il 25% del web, più del 25% del web, è fatto in WordPress. Detto questo, grazie Simone, grazie ai ragazzi del gruppo per queste discussioni molto molto stimolanti. Ci vediamo presto. Ciao!